Ah, rieccoci qua. Allora, passare tempo con la bestia. No, di nuovo, dobbiamo rifare tutto. Allora, la bestia sta di parlare con me. Prego, allora facciamo qualcosa insieme. Allora ti devo fare una foto qua. E una, poi nel castello, in questi portali aperti, in queste parti all'aperto. Abbiamo fatto prima. Allora, facciamolo anche qui. Quindi com'è nel castello. Vabbè, qui saltiamo, raga. L'abbiamo già visto prima. Dobbiamo andare da Minnie e Mirabel. Devo cambiare Nightbot. Allora, Topolino e Mirabel. Topolino in casa sua. Mirabel pure. No, ho sbagliato, no, a casa di Pippo. Bello, sono felice di Topolino, mi vederti. chiedevo se potessi aiutare me e la bestia. Certo, Lily, te ne sarei felice. Cos'hai in mente? Beh, la bestia sta cercando di lavorare sulla sua relazione con Belle. Voleva dei consigli su come fate tu e Minnie a mantenere così solida la vostra relazione. E dare il dovuto spazio l'uno nell'altro allo stesso tempo. Wow, un'ottima domanda. Cosa che facciamo spesso è concedere delle serate speciali, così possiamo stare insieme solo noi due. Oh, la classica serata romantica. Sì. A volte si capita una settimana in cui non abbiamo fatto molto insieme, ci assicuriamo di riuscire di condividere ciò che abbiamo fatto. Siamo innamorati da molto tempo, ma vogliamo sempre imparare cose nuove l'uno dall'altra. Grazie, Topolino. Questo è l'ultimo consiglio per la bestia, quando vuoi, Lily. Ci vediamo presto! Ok, andiamo da Mirabel. Quindi creature non ne abbiamo, giusto? Allora, scoiattolo no. Questo no. Questo no. E questo no. Mira, posso chiederti un consiglio su una questione? Ovviamente, che succede, Lily? La bestia sta cercando di lavorare sulla loro relazione con Belle.
Dato che mi hai detto che ci sono così tante coppie fantastiche nella famiglia Madrigal, ho pensato di chiederti cosa serve per mantenere accesa la fiamma dell'amore. Wow! I miei genitori Giulietta e Agustin però sono una coppia fantastica. Che cosa carina. Io sono davvero, stanno insieme da secoli ed è palese che si amano tantissimo. Quindi cos'è che li aiuta a mantenere accesa la loro fiamma? Beh, sicuramente il cibo. Oh, tua madre sa preparare cibi magnifici, giusto? Esatto, sì. Però di guarire le persone con la sua cucina, ma anche quando le persone non sono finite il suo cibo è fantastico. A volte papà morde una repa e si scioglie. Penso che il loro amore reciproco rende il sapore del cibo ancora migliore. Che è utile assolutamente. Grazie Mirabel. Adios, guidate. Ok, hai ricevuto gli ultimi consigli da Topolino e Mirabel? Non lo so. Nessuno è come Bello, il consiglio avrà un senso per lei? Ok, è una cosa romanticissima. Io non importa, dimmi solo cosa hanno detto Topolino e Mirabel. Topolino ha detto che lui e Mini hanno fissato delle serate in cui fanno qualcosa di speciale e si conoscono un po' di più. È un'ottima idea. Inoltre Mirabel ha detto che condividere il cibo unisce la persona. Che ne dici di unire queste idee? Voglio stare con Bel, va bene, ci proverò. Vedrai Bel se andrà tutto bene. Primo passo andiamo alla Paperone. Dobbiamo assicurarci che tutto ciò che usiamo crea un'atmosfera romantica. Paolo Giardino per serate romantiche. Buona giornata. No, abiti. Grazie gentilmente. Beh, siete immobili. Siamo sulla buona strada per regalare a Bella una serata magica. Non lo so, Lite, se ne fosse una buona idea? Stai dicendo che hai avuto una cattiva idea? No, è colpa mia per aver consentito. Se Bella avesse già qualcosa in programma, e se non le piacesse il cibo? E se si fosse cambiato da quando è venuto qui? Se avesse imparato nuove cose e trovato nuovi sogni, mentre io sono ancora io? Beh, se stai esagerando. Ti tiene Bella? Certo, però rendita la cena, se ne aveva voglia, verrà. Non giuro che tu abbia ragione. Ora un'ultima cosa, dove lo mettiamo? Aiutami per favore. Non ci devo pensare, ci sono delle così tante opzioni in giro per la valle. Forse da qualche parte all'aperto, un posto da cui possiamo guardare l'orizzonte e pensare al tempo trascorso insieme al nostro futuro. Ora stai pensando con il cuore. Vai a rinfrescare pettinati di liccio e cerca di rilassartene, che non sarà ora, ok? Ora. Ci sono i cibi particolari che Bel predilige? Beh, conosco alcuni piatti che Bel chiedeva spesso al mio chef di preparare. Ecco le ricette, alcuni chiedono l'uso di utensili che io trovo difficile da usare. Non ci proverò. Queste ricette sembrano perfette per una cena romantica. Non preoccuparti per la preparazione del cibo, mi assicurerò che sia tutto pronto per quanto incontrare Bel. Possiamo incontrarci di nuovo in serata e starci all'aperto tempo permettendo, d'accordo? Farò come mi hai suggerito. Cercherò di rilassarmi. Grazie, Lily. Prepara una zuppa di verdure. Thank you.
lavoro al ristorante vuol dire fare due piatti, no? Tipo macchi di cetriolo. L'altra è torta di uva spina, Biancaneve. Dove pesco il pesce arcobaleno? È giunto il momento, sei pronta per la tua serata con Belle? No, ne sono sicura, Lilith. Oh, non sei stato preoccupato tutto questo tempo? Sì, sì, per farcela. Non capisci. Tu sei a tuo agio con tutti lì nella valle, ma io sono stato nei tuoi panni. Scusa, non letteralmente. Senti, so che sei preoccupata, ma prova a concentrarti su Belle. Pensa quando hai salvato Belle da quel branco di lupi. Stavi pensando a te stesso allora, no? Suppongo di no. Stavi pensando a Belle, il fatto che proteggerla sia la cosa più importante per me. Ecco, prova a canalizzare questo pensiero. Ci proverò, è tutto ciò che possiamo fare. Vai a chiedere a Belle. Metterò le ultime decorazioni per rendere tutto extra romantico. Dovresti sostituirmi il tavolo, così posso sistemare tutto. Grazie di averlo tenuto sott'occhio. Certo. Ecco qua. Dove lo mettiamo? Lilith. Inoltre, grazie, so che a volte sono difficile, apprezzo il tuo aiuto. Cerco solo di essere una buona sovrana. Il villaggio è fortunato ad averti qui. Spero che parleremo di nuovo. Non avevo mai visto. Ok, prepara la tavola romantica per la serata. Castello, credo, no?
amico mio. Allora, com'è andata? Io non ho parole per descriverlo. Cosa è così bene? Meglio. Veste stupefacente, sono cucciolice per te. Di cosa avete parlato? Non ho detto di niente. Bella mi ha raccontato tutto quello che ha fatto nella valle. E beh, ora mi sembra più così difficile. Viva, mi hai persino letto delle poesie. Sento che invece di allontanarsi da me si sta avvicinando. E ora so che le piacerebbe condividerlo con me. Oh, le è piaciuto molto la roba grigia. Che dolce, hai ragione, è bella e molto dolce. Parlavo di te. Oh, io grazie. Grazie per la prima volta in molto tempo. Il mio aspetto fisico non è stato la prima dei miei pensieri. Difficile aiutarti, bestia. Ora vai a goderti ancora un po' di tempo con Belle. E farò accetta questo come gesto di ringraziamento. Però hai dedicato molto tempo a questo tavolo, quindi dovresti tenerlo tu. E così lo mettiamo qua. Tu sei... Certo, non immaginavo questo. Okay, così lo mettiamo qui. Se c'è spazio. Come pianta seme? Fare così. Ok, mettiamo qua. Anche un tappeto, ma aspettiamo. Dove sta la bestia? Ti ringrazio di parlare con me. Cosa vuole lui? Un giglio nero, pesce creolo, insalata al verde.
Come sta la mia bestia preferita? Io sì che mi sento perso, non ho alcuna responsabilità qui. Beh, se hai bisogno di un hobby. Un hobby, vabbè, sembra così frivolo. Sì, ma non vuoi il mio aiuto? No, è così. Che ne dici di eseguire una commissione e prendere in prestito un libro da Merlino per Belle? Merlino, il mago, preferirei. Giusto capisco perché vuoi mantenere un po' le distanze, ma un libro è una buona idea, volevo comprarne di nuovo per Belle. Lei ha avuto difficoltà a prendere libri in prestito da Merlino. Sembra che altre persone glieli abbiano persi e non li presta più volentieri. Chi ci ti aiuta con questo? Ci sarei in debito con te. Bella ha detto che nella biblioteca di Merlino ci sono moltissime favole che le piacerebbe leggere. Non dirà altro, prenderò quei libri a casa di Merlino. Spero che parleremo di nuovo. Però dobbiamo mettere anche il microfono e lo scenario da Ursula. Manco il microfono. Vari sarà. Il microfono sarà nella tecnologia. Questo da costruire il microfono. C'è anche questo però. C'era il microfono.
andiamo alla bottega di Merlino. Bessie non c'è più. Allora, versa. Qua. Bonjour. Ciao bella. Questi libri sono per me, lì, e gentile da parte tua. Oh, ringrazio la bestia. Non me ne sono solo un fattorino. Grazie di avermi portato, di averveli portati. So che non siete ancora, che non sei ancora a suo agio a parlare con gli altri abitanti del villaggio. Già, che succede? È un po' timido, non credo che lo ammetterebbe, però cosa pensi che gli serva? Beh, gli farebbe comodo un amico, qualcuno di più tranquilla. Ha trascorso così tanto tempo in un castello circondato solo dai suoi servitori. Penso che abbia dimenticato come fare nuove amicizie. Ma che possiamo presentargli? Beh, dovrebbe essere qualcuno di amichevole. Che sia paziente con lui, fammi pensare. Kenichi vuole il robot più amichevole che abbia mai incontrato. È un'idea meravigliosa. Vuole piace il giardinaggio, vero? Forse lui e la bestia possono occuparsi delle piante insieme. Vuoi allora... Vuole... Allora, inoltre vediamo che ne pensi di Mirabel. Ci ha aiutato a scommetto che servitrice di farlo di nuovo. Aiutato a gestire le proprietà di tutta la sua famiglia, la scontrosità della bestia non gli infastidirebbe, è molto gentile da parte tua, ti auguro buona fortuna. Ok, riusciamo a costruire... questo.
Mi si aprirebbe una porta. Beh, questo villaggio di... A fare il pavimento dorato. Mirabelle e Wally. Come va? Mi dici come va il giardinaggio? Va così bene. Mi chiedo se ti andassi andare in compagnia di. Se ti andassi di avere un compagno di giardinaggio. Fantastico, la bestia l'ho incontrato, sto cercando di presentarlo agli altri abitanti del villaggio. Wally ha paura della bestia, brivido. Ma non temere, so che grosso e forse ha un aspetto un po' spaventoso se non ci sei abituato. Nel grande cuore vuole solo fare nuove amicizie. Oh sì. Io ti vado ad incontrarlo, fischio. Aspetta, andrò a parlare con la bestia se sono interessato a averlo con lui. Andiamo, dov'è Mirabelle? Qua. In questo caso, parlo. Hola. Pensi di potermi aiutare con una questione? Certo, Lilith, cosa posso fare? Ho già incontrato la bestia, è nuovo nella valle. Sì, abbiamo parlato un po'. Lui non è proprio un chiacchierone, eh? Direi di no. Lo puoi dire forte. Non tutti trovano facile conoscere nuove persone. Quando finalmente abbiamo convinto Tio Bruno e trasferirsi fuori dalla mura, ero ancora piuttosto timida in mezzo alla gente. Molte persone non sono solo timide. Sicuro che ti vada? Assolutamente. Servici di passare un po' di tempo con la bestia. Quindi qual è il piano? Perché non glielo chiedi di venire a trovarmi più tardi? Ho un progetto di cucito con cui potrebbe aiutarmi. Se facciamo qualcosa insieme potrebbe sentirsi più a suo agio. Perfetto, seguirò il tuo consiglio e vedrò se la bestia è d'accordo. Ci vediamo! Ok, la bestia dove sta? Qua sopra. Thank you.
ti ringrazio di parlare con me. Sono tornata. Bene, io mi stavo preoccupando, ci è voluto un secolo. Un secolo, ok, ora me ne vado. Aspetta, io mi dispiace, ti prego di continuare. Ho parlato con alcuni abitanti del villaggio, ho organizzato degli incontri per conoscerli. Eh? Fantastico, terrificante. Andrà tutto bene, bestia, non preoccuparti. Vuole il robottino più dolce di Cristi e sarebbe felicissimo di fare il giardinaggio con te. E mi deve talmente bene che vuole non tenere neanche uno dei suoi zii si trova sempre a suo agio con la gente. Lei adora cucire, sarebbe contenta di sedersi a fare qualcosa con te. Molto gentile da parte loro. Voglio che vada tutto bene. Non conosco né Milone né Wally, puoi decidere tu chi dovrai incontrare? No. Solo le due però, è il massimo che posso fare in un solo giorno. Va bene, credo che ti divertiresti. L'ora del giardinaggio con Wally. L'ora del giardinaggio con Wally. Ti mostrerò le basi del giardinaggio e poi potrai raggiungerlo. Io vengo con te. Se vuoi fare una nuova amicizia, sì. Va bene, cominciamo. Viene? Sì. Allora. Dobbiamo raccogliere qualcosa. So. Si è bloccata. Madonna mia. Vabbè, sì, è troppo grossa, mi copre la visuale. Però se riusciamo a livellarla. Non
Andare a comprare delle zucche. D'accordo, sei pronto? Io sì, sono pronto. Ok, andiamo a incontrare Wally. Dove sta andando? Wally dov'è? Aspetta, non ho avere paura. Wow. Oh, ah. Wally? Avrei dovuto sapere che sarebbe andata così. Ah? Bip. Non riesco nemmeno a capire quello che dici. Come potevo pensare che avresti voluto essere mio amico? Allora, come ti senti? Non serve essere gentili di te, è stato un disastro. Ci hai provato, questo è l'importante. È carino da parte tua. Forse vuole non era l'ideale per te, ma sono sicuro che c'è qualcuno nel villaggio con cui interessi simili ai tuoi. Perché mi dici come sarebbe la tua giornata ideale come un amico? È difficile da dire. Qualcuno che non voglia che io parli e condivida le mie cose con lui in continuazione. Qualcuno che sia tranquillo e che non si sorprenda del mio aspetto. Sai cosa? Pensi di avere l'abitante giusto, davvero? Gli a dire, se c'è qualcuno così, mi piacerebbe molto incontrarlo. Ho sentito dire che Crystal sta cercando di organizzare una gara di pesca. Ma da parlare di pesca, sembra riposante. Ok, un attimo solo che andrei a comprare prima di tutto. E vendere. Arrivederci.
troppa gente qui. Di qua stanno. Andiamo da Christoph, che si trova qua. Thank you.
Salve. Crizzo, spero si senta in vena di amicizia, perché qualcuno l'ha fatto conoscere la bestia. Sì, l'ho visto in giro, ma non abbiamo avuto occasione di parlare. Adesso potete sto cercando di conoscere nuove persone. Ah, fantastico, solo che non sono una persona molto socievole, quindi se sto cercando di uscire con molta gente, forse potresti provare con Mirabel. È per questo che ti cercavo, in realtà penso che voi due andreste d'accordo, scommetto che vi divertireste in un mondo a pescare insieme. Beh, se vuole pescarci sto lì, verrai anche tu uno con noi, vero? Certo. D'accordo. Fantastico, d'accordo, ho organizzato una gara di pesca, ci sono alcune regole. Bisogna catturare almeno 4 pesci, 2 di acqua salata e 2 di acqua dolce, serve anche una ringa, un'orata, inoltre un pesce deve pesare almeno 3 libbre, e che sia di acqua dolce o salata. Tutto chiaro, devo solo parlare un secondo con la bestia e poi la gara avrà inizio. Sì. Mi solleva che ci siano tante persone. Ok, credo che troverai molto bene con Cristo. Pescare può essere molto rilassante, potete passare del tempo insieme in tranquillità durante la gara di pesca. Io posso provare. Mi sembra piaciuto pescare in silenzio piacevole. Wow, è perché ho bisogno del mio aiuto. Bene, vi lascerò scegliere il posto che preferite per la gara. Torno più tardi per vedere come vanno le cose. Quindi grazie, farò del mio meglio. Questo è lo spirito giusto. Ciao, buona fortuna. Ti scriverà qualche partecipo anch'io alla gara? Vabbè, non mi hai mai chiesto se sono un bravo pescatore. Grazie. Tutto questo è... andiamo a pescare. Ah, iniziamo da qua. Invece di 5 litri, cioè... Beh, andiamo intanto di là. Cinque libere cosa vuol dire? Ah, meglio Maui, che era grande e grosso come lui. Ok. Questo è il prato tranquillo. Grigio brillante.
E là, amico. Oh. Arrivederci. Ok, andiamo dalla bestia. Sempre qua, no? Quindi qualche pesce abboccato? Un paio. A te? Sì. Bella giornata per pescare. Sì, sono d'accordo. Grato di essere stato incluso. Forse dovremo rifarlo qualche volta. Ho bisogno di un favore. Torna dalla bestia. Ciao. Allora, com'è andata? Ho sentito una parte della vostra conversazione. Sembrava che vi intendesse bene. Non cercherei di evitare l'estrinse a tutti i costi. Wow, ho detto da te un gran complimento. Ci saremmo scambiati al massimo un decino di parole durante la gara. Eppure, credo di aver incontrato un'anima affine. È esilarante. Sto cercando di farti parlare con le persone, ma la persona con cui ti intendi meglio ama il silenzio. Non capisco cosa ci trovi di buffo. Io lascio perdere solo qui per te. Grazie, Lilith. Hai fatto una nuova amicizia e ora spero che Belle sarà meno preoccupata per me. Bene, dopo questa giornata intensa ti lascerò restare, non sparire, ok? Non sparirò. Quindi devo portarlo al livello 7. No. Ti ringrazio di parlare con me. Facciamo qualcosa insieme. Allora aspetta, prima andiamo giù a sistemare i pesci perché ho un inventario pieno. Non sapevo quanto potessi arrivare lontano. Thank you.
Se questi li mangio. Dai. Ci vediamo dopo. Vediamo se questa pietra la mangia. Si mangia la pietra, gli dà un po' di pietre. Mangiava più volentieri quella blu. Beh, poso un attimo queste due cose e poi andiamo a vedere. Gli dà una pietra, qualcosa. Da mangiare i fiori quelli da là in alto. Li posso da mangiare, proviamo a vedere quei fiori lassù. Giusto per fare un po' più in fretta. Allora, proviamo con questi rossi. Beh, prima mangiava quelli neri, quindi potrebbe parlare di piatti. Però mi scoccio a sprecare tutti gli ingredienti. Andiamo con questi fiori qua, ma... da darti. No, ma però li ho presi. Se questo ne... ah, quello nero sì, un po' più, va un po' più avanti, quindi se trovo quelli neri bene. Vediamo questi verdi. Beh, dobbiamo solo arrivare a livello 7. Vediamo questi rossi, beh, forse magari piano piano con questi fiori riusciamo. Però poco, eh. Beh, ci vorrà un po' di più. Vediamo qua. Però ci siamo quasi. Se questi verdi vanno un po' meglio. No. No, no, no. Allora. Qui però abbiamo il bianco. Vabbè, è un po' questi. Questi ci sono. Possiamo abbassare, cioè ne prendiamo un altro, va.
Dai, dovrebbero passare questi. Oh, a livello 7 ci siamo. E tutto bene, sembra arrabbiato. Sono infuriato. Dimmi cosa succede. Si tratta di quell'insolente e denigratorio signora Gote. Cosa ti ha fatto? Non stai infastidendo me. Ha detto delle cose di Bell. Non intendo ripeterle. Bell però ne è stata ferita ed è una cosa che non posso permettere. Ok, cerca di calmarti. Calmarmi, ho insultato Bell. Non c'è un momento migliore di questo. Andiamo ad affrontare la signor Gote, sono d'accordo. Salviamo la bestia. Vai, sì. Vai. Ti seguo. È che se ti fermi non ti seguo. Dai. Dai, bestia. Su. Op, op. E si ferma. E che cazzo, corri. Io non so se è di qua. Dice segui. Eccola qua. Siamo arrivati. Guarda chi c'è. Il gattone è troppo cresciuto. Grrr. Vuol dire che ti piacerebbe vedere i miei artigli? Oh, non essere ridicolo. Non mi farei proprio niente. Pensa a cosa direbbe la gente. Sì, fra un po'. Pensa a cosa direbbe la tua cara Belle. Non osare pronunciare il suo nome. Che foga. Qualcuno è nervoso per via di un amore non corrisposto. Wow. Sì, caro, ringhia pure. Scommetto che così lei arriverà di corso. Ok. Vai a vedere come sta la bestia. E qui. Beh, credo che siamo d'accordo sul fatto che non sia andata molto bene. Lei non è tollerabile. Non lo tollererò. Esigo che si faccia qualcosa. Calma i bollenti spiriti, amico mio. Cosa? Parla sul serio, qui non si perpetrano rabbiose vendette. Ma lei gode di essere crudele. Bestia, non tollererò che qualcuno faccia del male a Belle, neanche qualcuno che non intenda aiutarmi a fare giustizia. Vattene ora. D'accordo, ti darò un po' di spazio. Addio. Che addio. Ok. Allora, parliamo un attimo con lei. Bene, guarda cosa ha fatto la bestia. Ho detto lui di lasciarlo in pace. Sono certo di aver sentito uno scatto di ira infantile da parte sua. Non posso scegliere saltene buona per una volta. Stimo di quell'ingrata di mia figlia che mi accusa di essere fredda. Cerco solo di risolvere la questione. Cos'hai detto a Belle per farlo arrabbiare sta così? Niente, talmente sensibile. Stavamo discutendo di letteratura e lei mi raccontava delle sue favole preferite. Ha semplicemente suggerito di continuare il discorso quando avrà allargato i suoi orizzonti. Non sembra così terribile. Di certo non mi è sembrato. Cosa ha detto precisamente? Beh, credo di aver detto che i suoi interessi letterari erano... Che parola ha usato? Provinciali, a cielo. Potrei anche aver detto che nessuno avrebbe fatto amicizia con chi ha dei gusti così banali in fatto di libri. Signora Gotel è orribile. I suoi gusti sono orribili. Ah, non importa, devo parlare con la bestia. Dia Belkin, non sempre qui per dare consigli su come migliorare. Abbiamo finito di parlare di questo. Show, show. Allora, la bestia dove sta? Qua. Sai una cosa? Mi piace proprio.
Ti auguro di passare una serata piacevole. Qui può scattare un po' per me. Cosa devo fare? Andartene. Grazie. Tutto questo è molto bello. Hai bisogno di me per qualcosa? Raccogliere dei fiori rossi. Forse ne raccoglierei altri. Fiori rossi, ecco uno. Sì.
la creatura. Dove sta Merlino? Beh, sei un po' in ritardo, lo sai. Caramelle, campanella blu. Ecco, guarda. Ecco, guarda.
bello vederti. Arrivederci. Amico. Arrivederci. Quando imparerai a navigare con le stelle, loro ti guideranno sempre. Arrivederci! Posso aiutarti? Oh, ma è meraviglioso! Saluti, vecchio amico.
Bonjour. Addio. Oh, ma è meraviglioso. Incontrare qualcuno come te mi dà speranza.
aspettiamo. Va bene, raga. Aspettiamo. Ci vediamo domani. Buona serata. Ciao.